Se vincere è difficile, ripetersi lo è di più. I Brusura ripartono dalla Uniliga 2017-2018 per riconfermarsi campione. Ripartono con un super big match contro i PSL di Marino e Traina, oggi tra l'altro assente. Quindi buonasera e benvenuti da Riccardo Caldarella e Samuele Sampino. E buona partita a tutti. Alle serve Pane, che adesso deve tornare da Valle, pressato da Urso. C'è Marino che recupera dall'altro lato, prova a passare su due, non ci riesce. Gigente recupera il pallone, può allargare per Urso. Urso prova il tiro, si allunga, adesso prova Giambona a mano aperta a negare il gol del vantaggio del Brusura, il primo in questo Uniliga. Per Valle dall'altro lato, chiuso da due avversari, può servire Giuperizzo che non si intende con Marino. Palla rimessa laterale, persa dai PSL. Perché l'ha fatto? Urso, Rizzo, la scodellata per Gigenti che stoppa di petto, calcia! Eccola qui la miglior presentazione di Gigenti, stop e gol! 1-0 per il Brusura con il numero 21, Gigenti! Forza, forza! Servito sulla sinistra da solo, può puntare Rizzo, ancora Pane, vediamo cosa esce dal cilindro, vai, torna da Valle, adesso prova a impostare per Marino che non c'è, allora lo trova dall'altro lato, Rizzo può cambiare da Gigenti, tutto solo dall'altro lato, Gigenti, calcia! 1-2 pazzesco di Gigenti che in due minuti e illumina questa partita e la sblocca con 1-2 gol a 0. Campata vincente per scavalcare Giambona, su un'azione perfetta la ciliegina su questa torta costruita a Brusura. Ancora Rizzo prova a recuperare palla, ci riesce su palla, ancora Rizzo per Cosenza che può calciare e a porta spalancata si divora malamente il 3-0. Ma che giotto così per Cosenza, poi ci riesce non tanto, poi Cosenza recupera il pallone per un istante. Valle, Pane, Pane scappa via sulla destra, Pane! Il primo guizzo dei PSL sui piedi di Manfredi Pane che sfera il palo. Dai, dai, dai. In fase, in fase. Vacante, trova Cosenza, su Exxon, prende anche due sitterà. Occhio a Cosenza, Giambona si deve distendere per mettere in corner. Cioè, vuoi chiedere parati di cosa? No. Male. Trova Marino che anticipa. Cervi. E anche Vacante, occhio a Marino, calcia! E trova il gol probabilmente. Gol, trova il gol, ammette Stellino, riapre una partita ai PSL. È gol. Gigenti, temporeggia, prova il tiro, Gigenti lo prova, deviazione ancora Rizzo. Non riesce a anticipare Giambona, che adesso esce alla Neuer. Giambona, lancio per Pane, ancora Pane! Ci mette il piede, ma Stellino ce ne mette due a negare il pareggio dei PSD, che adesso si sono svegliati. A riservire Gigenti per chiudere il triangolo. Ripartenza quindi di Vale, che prova a lanciare Giambrone, Vacante, e subito dall'altro lato ad anticipare Giambrone. Vacante, può lanciare adesso Gigenti, tutto solo sulla sinistra, prova il tiro, Gigenti lo prova! Illusione ottica del gol, esterno della rete. Rimessa laterale. Sabato pure a 6 siamo arrivati con la pioggia. Gigenti, Rizzo, ancora Gigenti, al limite, finta il tiro, mette in mezzo per Rizzo, deviazione decisiva perché manda al VAR Giambona e il 3-1 del Brusura lo segna. Forse il migliore in campo, Giuseppe Rizzo. Brusura, potenza. Valle, Pane, vedi la porta, calcia Pane, un grandissimo tiro che sfiora il gol che avrebbe riaperto di nuovo la partita vicino al gol del 2-3, i Piedri. Vacante, Urso, da solo sulla destra verticalizza per Gigenti, ancora Urso, se la ritrova lì, può calciare Urso, invece allarga per Rizzo, che può calciare in punta, Gigenti col tacco! Gigenti col tacco, fa la tripletta così, un grandissimo gol del numero 21 ed è gol del 4-1 su un bel assist di Rizzo. Gigenti con lo scorpione mette dentro il gol del 4-1. Hat-trick. Gigenti a metà campo, Gigenti! Poker di Gigenti! Ma una presentazione del genere te l'aspettavi, Samuele? Ma assolutamente no, questo è stato un acquisto in più del Brusura. 5-1, ma se i Brusura erano forti adesso sono davvero veramente veramente forti. Se Polo la capisce tutto Marino, allora Giambrone per Marena. Comunque ti dovresti avvicinare, innanzitutto niente. Il gol! Tappata Marino, ancora una volta anticipare Stellino. Il secondo gol del PSD, gol del 5-2, sempre il solito capitano. Marino anticipa anche addirittura Giambona, Vacante, anticipa Valle, super metà campo, sempre Urso che adesso ci vuole riprovare, in mezzo per Rizzo, Giambona, ritorna sui tuoi passi e salva un gol già fatto. Fa in mezzo, lascia il pallone, Giambrone fa un miracolo Stellino!
che si è svegliato finalmente con una grandissima parata. Adesso la partita ha un altro ritmo, ma peccato che sta finendo.